Pescando a piene mani dalla satira videoludica, da Brutal Legend a South Park il bastone della verità, Sunset Overdrive racconta la storia di un netturbino nell'immaginaria Sunset City, che si troverà a vestire a suo modo i panni dell'eroe quando una bevanda energetica trasformerà gli abitanti in mutanti. Lungo una modalità storia strutturata a missioni, si scoprirà una trama volutamente farcita di nonsense e battutacce, che tuttavia riesce solo di rado a strappare una risata. I personaggi non riescono a far breccia, e questo mina l'interesse anche nei confronti degli eventi piuttosto prevedibili. Un peccato, perché quando si tratta invece di carattere visivo, Sunset Overdrive ne sfoggia non poco. A ridosso della breve fase tutorial, si svela un'offerta molto tradizionale per uno shooter free roaming, divisa nettamente tra missioni principali e incarichi secondari. Comunque si decida di procedere, sin da subito occorrerà prendere familiarità con il comparto acrobatico. Gli sviluppatori hanno volutamente fatto sì che la componente esplorativa richieda impegno per essere padroneggiata. Proprio il grind diventerà il mezzo principale per spostarsi, che si tratti di cornicioni o cavi dell'alta tensione. Se a questo si aggiunge la necessità di riconoscere le superfici utili al rimbalzo, come i cespugli o i tetti delle macchine, le inversioni di marcia durante il grind, il tempismo fondamentale per agganciarsi, ne risulta una piacevole curva d'apprendimento. Fortunatamente, non si tratta di una questione di semplice stile. Mantenersi in continuo movimento tra un'acrobazia e l'altra non è solo necessario per non farsi massacrare dai nemici, ma anche utile ad accrescere un moltiplicatore che andrà ad aggiungere modificatori al danno delle armi. Con questa formula, i ragazzi di Insomniac sono riusciti a giustificare un gameplay che unisce una componente acrobatica a un classico shooter. E proprio di armi, molte e tutte diverse, è fatta l'altra faccia della medaglia. La varietà in questo campo è davvero notevole, da uno spara orsetti esplosivi a un fucile congelante, un armato boomerang, un lancia 45 giri e molto altro che vi lasceremo il piacere di scoprire. Così come il personaggio, anche l'arsenale potrà essere migliorato. Di tanto in tanto le armi saliranno di livello e questo andrà non solo ad aumentarne il danno, ma anche ad aprire slot dove collocare modificatori. Nel complesso, la personalizzazione e la conoscenza dell'arsenale, i cui ferri si scopriranno più o meno efficaci a seconda della tipologia di nemici fronteggiata, in abbinamento alla crescita delle capacità acrobatiche, rappresenta uno dei punti più alti toccati dal gameplay di Sunset Overdrive. Peccato solo che, con l'eccezione delle nuove armi da acquistare, la maggior parte delle possibilità offerte al giocatore si svelino nelle prime ore. Sebbene il protagonista possa anch'esso sbloccare diversi tipi di potenziamenti, si tratta tutto sommato di fattori di crescita marginali, per di più da sistemare in un menu terribilmente scomodo e confusionario. Sia che si decida di seguire la trama, sia che si affrontino le missioni secondarie, Sunset Overdrive vi richiederà quasi sempre di raggiungere un certo luogo e falciare tonnellate di nemici. Per quanto gli sviluppatori si siano sforzati di inserire alcune varianti, il grind and gun rimarrà sempre la parte centrale dell'offerta. Anche per questo, la campagna principale presenta una durata non certo notevole, poco più di 7 le ore necessarie a completarla, e le missioni rigiocabili per sfidare la lista amici al punteggio migliore compensano solo in parte. Se è vero che lo shooting acrobatico rende ogni scontro stimolante, la ripetitività di fondo comincia a farsi sentire dopo qualche ora, soprattutto se abbinata ad una trama che fatica a trascinarsi e a un mancato senso di vera crescita. A questo contribuisce anche un livello di sfida sì impegnativo, ma in maniera legata sempre solo alla quantità di nemici a schermo, piuttosto che all'intelligenza artificiale. L'unica vera variante alle missioni standard sono le difese, che si presenteranno regolarmente durante la campagna. Per un lasso di tempo limitato, il giocatore si vedrà incaricato di proteggere le proprie scorte di energy drink dall'attacco dei mutanti, con solo qualche secondo a disposizione tra un'ondata e l'altra per piazzare una serie di letali trappole. Durante gli attacchi, il giocatore potrà muoversi liberamente sul campo di battaglia, cercando di respingere le ondate fino allo scadere del tempo. Al di là dei molti collezionabili, ad aggiungere qualche piacevole ora di gioco ci pensano le sfide, tra acrobatiche, legate all'utilizzo di una particolare arma o di raccolta di punteggio. Per lo più ben disegnate, rappresentano un'alternativa piacevole alle missioni, ma anche in questo caso destinata a mantenere alto l'interesse per un tempo limitato. Il comparto multigiocatore supporta fino a 8 partecipanti e permette di completare alcune brevi missioni, per lo più riprese dalle sfide, in compagnia di amici. In base ai risultati conseguiti si otterranno dei bonus da utilizzare in una difesa conclusiva, ambientata in una tra 4 mappe delimitate. Di per sé la modalità funziona e diverte, ma la scarsa varietà di ambientazioni e il mancato bilanciamento automatico della difficoltà in base al numero di partecipanti rendono l'offerta interessante solo fino a un certo punto. Se dal punto di vista del design Sunset Overdrive ha tutto il necessario per convincere i palati giusti, il lato tecnico si rivela meno sorprendente. L'effettistica e la densità poligonale sono di tutto rispetto, ma aliasing, evidente pop-up e una qualità altalenante delle texture controbilanciano i lati positivi. D'altra parte, la risoluzione limitata a 900p e il diffuso level of detail permettono al framerate di mantenersi stabile sui 30 fps.
Il comparto audio si divide tra musiche a tema indie rock, molto ben amalgamate nel contesto, un'effettistica nella media legata alle armi ed un doppiaggio in italiano per lo più riuscito, con qualche voce secondaria meno convincente. Partendo da uno riuscitissimo mix di gameplay acrobatico e shooting delirante, Sunset Overdrive conquista quello stile visivo, ma non riesce a lasciare davvero il segno in questo avvio di generazione. Sulla carta i contenuti sono sufficientemente variegati, ma l'esplorazione dei vari incarichi porta ben presto al ripetersi di sparatorie alla lunga troppo simili tra loro, non aiutate da un senso di progresso limitato e da una trama che non decolla mai. Peccato quindi che a supporto di una buona idea di fondo e di uno stile audiovisivo di grande impatto, non ci siano una mole contenutistica e un lavoro di espansione dei concetti di base che avrebbero potuto farne un'esclusiva da ricordare. Così com'è, Sunset Overdrive merita considerazione da parte di coloro in cerca di un'esperienza fuori dagli schemi, a patto di tenere ben presente le mancanze, che purtroppo non gli permettono di elevarsi al ruolo di produzione imperdibile per il pubblico Xbox.